Anche quest'anno è arrivato il giorno in cui le donne smettono di guadagnare per il lavoro che svolgono, rispetto agli uomini che invece continuano a prendere lo stesso stipendio. Oggi infatti è la giornata della parità salariale europea. Da oggi fino alla fine dell'anno le donne che lavorano smettono di guadagnare. Sapete perché? Perché c'è ancora una disparità economica, una disparità salariale tra gli uomini e le donne. E proprio per questo, nella scorsa legislatura ci siamo battute, abbiamo fatto in modo che la Regione Lazio fosse la prima regione in Italia ad approvare una legge per la parità salariale con una dotazione finanziaria di circa 7 milioni di euro. Dopo la Regione Lazio, anche le altre regioni hanno approvato queste leggi e poi è stata approvata a livello nazionale. Una grande battaglia collettiva di tutte le donne, non solo della Regione Lazio, ma anche delle altre regioni, una grande battaglia di sorellanza per abbattere tutte le diseguaglianze e per approvare un principio semplice, che è quello dell'uguaglianza, che se una donna e un uomo lavorano devono avere la stessa identica retribuzione. E oggi lo sapete cosa è successo? Con la giunta di centrodestra guidata dal presidente Rocca, la legge viene definanziata, la legge non viene attuata. E quindi vogliono farci tornare indietro, ma noi non lo permetteremo. Daremo battaglia per tutte le donne, per tutte le ragazze, per tutte le bambine che arriveranno appunto un giorno a coronare il loro sogno, avere un lavoro. Per questo ho presentato un'interrogazione al presidente Rocca nel Consiglio regionale del Lazio.